Dobbiamo lavorare insieme e andare nella stessa direzione, lo ha detto Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria, che crede che i 5 anni ipotizzati dalla governatrice Donatella Tesei per mettere in moto l'Umbria rischino di essere troppi. Non ce li possiamo permettere, mi auguro che la tempistica sia migliore, spiega. Mencaroni delinea a braccio la priorità per il rilancio del territorio, il lavoro innanzitutto, ma anche la scuola, la sanità e la necessità di dare opportunità ai giovani per farli restare. Ma avverte, serve aiutare i piccoli imprenditori, ha dichiarato a Patrizia Antolini del Corriere dell'Umbria. I commercianti e gli artigiani sono loro il tessuto sociale di questa regione, non solo le grandi aziende. Per questo applaude alla decisione della regione di sostenere le partite IVA. Il Covid ci lascia uno scenario post-bellico, dobbiamo tutti rimboccarci le maniche. Sentiamo la presidente Donatella Tesei. Siamo perfettamente consapevoli dei numeri dell'Umbria che erano già molto pesanti e gravi prima della pandemia. È evidente che questa emergenza sanitaria e la situazione che si è protratta per gran parte del 2020 ha pesato e continuerà a pesare ancora sulla nostra regione. Tuttavia, io credo che adesso, magari attraverso questa campagna vaccinale, se si riesce a uscire da questa fase emergenziale, l'Umbria può guardare al futuro, un futuro che non è sicuramente immediato, però già stiamo mettendo in campo, e il documento di economia e finanza testimonia proprio questo, tutti gli strumenti che possono servire alla nostra regione veramente per ripartire e per cercare di farlo il più velocemente possibile, specialmente su alcune misure, su alcune situazioni che sono, diciamo, anche le più urgenti e sulle quali, nonostante che le nostre risorse si sono concentrate principalmente in questi mesi al problema sanitario e quindi di questa emergenza Covid, sono state comunque portate avanti. Per cui le sfide del futuro sono in quel documento di economia e finanza, che è un documento molto anche pragmatico per linee di intervento, però molto chiare. Alcune sono evidenti e ci stiamo già lavorando, che è stata la riorganizzazione della macchina amministrativa e cercando poi di portare avanti un percorso di semplificazione di tutte le strutture per dare risposte più veloci ai cittadini e alle Certo. imprese e che servono proprio a poter sostenere anche non solo le esigenze e a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle famiglie, ma in particolare diciamo, recupero del tempo perso e anche il futuro delle nostre imprese. Questo è fondamentale.